Dopo tantissimo tempo, il mio sogno si avvera, un sogno di una vita. Ho sempre, cioè da sempre, uno dei miei obiettivi nella vita era quello di acquistare casa e ce l'ho fatta, ragazze. Ci sono riuscita e questa per me è una grandissima, grandissima soddisfazione, perché comunque appunto è un sogno di una vita che si realizza. Comprato casa sempre in Sardegna. Sapete che abitiamo in Sardegna da 4 anni e mezzo ormai e ci siamo trasferiti. Prima abitavamo in Olanda. Ovviamente io sono originaria, non dell'Olanda, non sono olandese, si capisce che non sono bionda. Dall'Olanda lavoravamo appunto in Olanda e io come ingegnere abbiamo deciso di, dopo 5 anni di Olanda, di cambiare, stravolgere la nostra vita e di andare in Sardegna, perché alla fine, perché no? La Sardegna è bellissima, andiamo qui in vacanza e c'è stato proprio un momento nella nostra vita che entrambi avevamo un cambio contratto, un cambio diciamo azienda lì in Olanda e abbiamo detto guarda, se non lo facciamo adesso non lo facciamo più. E quindi nel 2019, aprile 2019, siamo partiti e siamo venuti qui in Sardegna. Diciamo praticamente da subito, cercavamo casa da acquistare, però guardavamo praticamente le zone insomma che ci piacevano di più. Qui in Sardegna, diversamente dall'Emilia Romagna, perché appunto io sono abituata alla costa lunghissima, le case comunque si possono avere anche vicino al mare, dove tu puoi camminare verso il mare a piedi e quando torni a casa hai tutti i servizi comunque intorno a te. La Sardegna non è sviluppata in questo modo. Ci sono spiagge fantastiche, bellissime, ma sono molto isolate e anche per arrivarci bisogna aggrapparsi, ragazzi. Per me è stato veramente una tragedia, una tragedia no, però un po' un dramma le prime volte che andavo in mare in Sardegna, perché io con il mio infradito ticchettac romagnola che andava al mare, mi dovevo andare in mezzo alle rocce per andare poi spiagge bellissime. Ovviamente non parlo del Poetto a Cagliari, ovviamente per chi conosce, o andare ad Olbia, ma altre spiagge che magari sono conosciute, la Simius magari o Scivum, che sono spiagge molto conosciute, ma la spiaggia è conosciuta, ma per arrivarci insomma è un po' impervio il terreno. Quindi quando andavamo a acquistare casa, ovviamente il mio sogno grande era acquistarlo più vicino al mare possibile, ma anche avere oggettivamente dei servizi, perché indipendentemente dal fatto che adesso arriverà la seconda bambina, abbiamo già un bambino, quindi non è che voglio farlo, cioè io non volevo assolutamente stare in campagna sperduta con il nulla cosmico intorno, perché comunque cioè, importante anche le relazioni sociali, ma volevo anche appunto essere più vicina al mare possibile, avendo anche qualche servizio. Ma volevo anche che fosse immerso nella natura. La Sardegna è bellissima, ragazzi, perché hai la possibilità di essere vicino al mare, vicino alla collina, alla campagna, alle pinete. Veramente è un tiro di schioppo, come si dice in Romagna. È una grandissima novità per noi perché comunque ce la siamo sentiti di prendere una casa da ristrutturare, non completamente, nel senso non è che era proprio che è proprio un rudere, però piano piano la stiamo sistemando. Ebbene sì, ragazzi, qui adesso sono seduta in giardino. Ho fatto anche un video di quando l'abbiamo presa ed era il giardino, beh, una foresta praticamente, e l'abbiamo fatto mettere a posto un po', vabbè, ancora ci sono un po' di cose da mettere a posto, però è meno giungla di prima. Abbiamo scelto questa casa perché ha un giardino dove appunto Akira si sta già divertendo e c'è spazio, insomma, c'è spazio anche fuori, che era una cosa che ci piaceva molto. Faccio vedere un po' in giro, un po' com'era appunto quando siamo venuti a vederla. Abbiamo presa apposta questa casa perché vogliamo modellarla un po' come piace a noi. Adesso sono in giardino e per me avere un giardino dove posso piantare piante, insomma, fiori e alberi, perché ci sono appunto anche degli alberi da frutto. E,
mi piace veramente tanto questa cosa, avere appunto uno spazio fuori. E quindi niente, vi porterò con me in questo periodo di ristrutturazione, vi farò vedere un po' i cambiamenti che ci saranno e anche come cambia la nostra vita, perché insomma cambierà, ragazzi, anche perché ho anche intenzione di fare, abbiamo intenzione di fare anche l'orto, e cioè l'idea di far crescere comunque i miei bimbi con l'orto, magari qualche animale un po', tipo qualche gallina, sto pensando anche alle oche, ma chissà, mi sembra molto impegnativo le oche, e è un cambio vita comunque. E niente, quindi vi porto con me in questa ristrutturazione, in questa nuova esperienza per noi. Vi porto con me a visitare la casa. Questa è la prima visita che abbiamo fatto e quindi è proprio come l'abbiamo vista la prima volta. Questo è l'ingresso, molto molto carino, ci metteremo qualche divanetto, la lavanderia che va assolutamente messa a posto, il bagno che anche questo va ristrutturato, qui c'erano tre docce con tre lavandini. Qui metteremo la cucina, anche se qui adesso vedete dei letti, ci sono le scale e si sale alla prima camera da letto. Si sale ancora scale, c'è la camera numero 2, qui forse ci farò il mio ufficio, camera 3 e balconcino. Stanno venendo i giardinieri a sistemare un po' il giardino, per fortuna, e quindi toglieremo un po' di verde incolto. È arrivata Kira! È arrivata! Oh! Ciao Akira, hai visto Vitto scendere? Vuoi una mano?